Dopo le nuove ordinanze restrittive antimovida che tanto hanno fatto imbufalire i commercianti del centro storico e la task force messa in campo questa mattina per ripulire la scogliera dal Dazio fino all'Icola, l'intento dell'amministrazione Figliolì a Licola, dell figliolia Pozzuoli appare evidente, fare di via Napoli il salotto buono della città. E se la prima misura pare più davvero eccessiva, la seconda farà felice i molti puteolani e non che da questo pomeriggio, affacciandosi alla balaustra del lungomare, non avranno più l'impressione di stare ammirando una discarica. Proprio questa mattina, infatti, sugli scogli di via Napoli è scesa in campo la squadra servizio e urbana, un gruppo di uomini specializzati nella pulizia delle scogliere. Un lavoro non facile. Tonnellate di rifiuti, tra i quali rifiuti speciali, sono stati rinvenuti tra gli scogli. Bottiglie di plastica, lamiere di ferro e fino anche carcazze di animali morti sono solo alcuni dei rifiuti pericolosi rimossi questa mattina. Un vero e proprio intervento di bonifica pianificato e supervisionato dall'assessore all'ambiente Franco Cammino. Abbiamo già fatto noi con il nostro personale una pulizia radicale qui nell'area antistante del parcheggio che sta alle mie spalle. Però ci siamo resi conto che era indispensabile fare anche una bonifica su tutta la scogliera che parte dal Dazio fino all'Icola. Per cui siamo stati costretti a intervenire con una società eh, dell'autorità del porto di Napoli che è specializzata per la bonifica delle scogliere e da stamattina si è partiti da Via Napoli. Come puoi vedere ci sono tonnellate di materiali sulle, sulle scogliere che stiamo raccogliendo. E che man mano si continuerà fino al Dazio e poi, dal Dazio, si torna indietro fino ad arrivare all'Icola. Il primo intervento di bonifica straordinaria ha interessato la zona della scogliera e del lungomare ai piedi del rione Terra, dall'inizio di via Napoli fino a Bagnoli. Un secondo intervento è previsto invece per la zona di Arco Felice Lucrino e Licola. Non sono bastati le precedenti operazioni ad opera delle squadre di manutenzione del settore giardini, impegnate già da due mesi nella pulizia di aiuole, bonifica delle scogliere e pulizia delle spiagge pubbliche. Interventi fondamentali per rendere più pulita e più accogliente la città, ma anche per meglio tutelare quegli spazi urbani che rappresentano un bene comune, ma che quasi mai vengono trattati come tali. A tal proposito l'assessore Cammino rivolge un appello ai cittadini di Pozzuoli e a tutti coloro che godono della bellezza del lungomare puteolano. Io però ho l'obbligo di fare un appello ai cittadini puteolani, puteolani e non, perché Via Napoli non è soltanto dei puteolani, ma di tanti cittadini napoletani che vengono qui ad usufruire la nostra spiaggia. Mi meraviglia e mi dispiace perché abbiamo messo su questo lungomare tanti di quei contenitori per la raccolta e... È mortificante vedere questa scogliera che giorno dopo giorno è sempre più sporca e c'è bisogno di un senso di responsabilità perché non utilizzare tut tutte le attrezzature che stanno sul lungomare. È nell'interesse di tutti perché il lungomare è nostro, è dei cittadini, è dei napoletani, tutti quelli che le vogliono soffrire, nell'interesse complessivo di, tut di tutti i cittadini. Intanto l'opera di pulizia prosegue in zona Monteruscello, dove in accordo con l'ASL si sta procedendo alla liberazione di canali e caditoie, pulizia necessaria sia per ragioni igieniche che di sicurezza. L'interesse è quello di liberare i tombini e canali dalle ostruzioni di piante e rifiuti che diventano pericolosi in caso di pioggia abbondante provocando allagamenti.